Con l'autunno l'influenza alle porte quest'anno, secondo gli esperti, sarà anche più aggressiva. Come ogni anno, la regione toscana si è attrezzata per varare la sua campagna per la vaccinazione antinfluenzale con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di anziani e persone a rischio. L'Estar, ente di supporto tecnico amministrativo regionale, ha acquistato quest'anno 723.931 dosi di vaccino antinfluenzale, quasi 65.000 per la provincia di Arezzo. La distribuzione alle ASL è già iniziata e andrà avanti fino al 9 novembre. Al vaccino antinfluenzale si aggiungono 10.200 dosi di vitamina D che verrà offerta contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale e 2.850 dosi di vaccino per lo pneumococco che verrà offerto sempre gratuitamente a tutti i nati del 1951 e ai soggetti a rischio di tutte le età. L'obiettivo minimo di copertura vaccinale è fissato al 75%, quello ottimale al 95%. La provincia di Arezzo nel corso del tempo, pur non avendo raggiunto i livelli di copertura ottimali previsti per l'influenza, ha comunque registrato buoni risultati, generalmente fissati sopra la media nazionale. Questo anche grazie alla stretta collaborazione con i medici di famiglia che contribuiscono in maniera rilevante al buon andamento della campagna vaccinale antinfluenzale. Nel 2015 i cittadini aretini ultra 65enni vaccinati sono stati 48.525, oltre il 57%.